Ciao a tutti e bentornati sul canale, eccoci con il video del mercoledì e oggi facciamo un piccolo unboxing di una cosa che ho qui da un po' da aprire. Come vedete è a tema Rick e Morty e si tratta di un'edizione speciale di Scary Terry. Ma andiamo subito a vedere un po' com'è fatta la scatola. Qui sul davanti c'è un artwork bellissimo a tema pop con Scary Terry e Rick e Morty che scappano. C'è anche l'indicazione della taglia della maglietta, che ovviamente nel mio caso è una S e probabilmente mi sarà comunque gigante se è una S americana. Mentre in questo angolo ci dice T-shirt and figure inside. Questo vuol dire che qui dentro ci sono una t-shirt e un pop. Sul retro invece ci fa vedere e quindi ci conferma che la grafica che c'è sul davanti è la grafica della maglietta e ci fa vedere anche il nostro pop, ma di quello parleremo tra poco quando lo tiriamo fuori. Sul lato sinistro invece troviamo la scritta You Can Run, mentre sul lato destro troviamo la continuazione che è But You Can Hide, Bitch. E non è altro che la versione originale di quello che noi abbiamo sentito in italiano come potete correre ma non nascondervi, stronzetti. Vi ricordo che questa box è un'esclusiva per GameStop, quindi probabilmente potrebbe essere che la si riesca a trovare anche qui da noi. Quindi ora procediamo con l'unboxing per vedere un po' com'è questa maglietta e soprattutto com'è il pop esclusivo al suo interno. Ok, andiamo un po' fuori inquadratura del mio piccolo sfondo per le recensioni, altrimenti non vedete niente. Quindi adesso la apriamo. Allora, nella parte sopra vedo già la maglia, eccola qui, e poi ci sta giusto giusto il nostro pop. Faccio prima tirar fuori così. Ok, quindi adesso guardiamo tutto nel dettaglio. Ecco qui il contenuto della nostra scatola e quindi adesso guardiamo un attimo la maglietta e poi ci occupiamo del pop. Quindi apriamo la maglia. Allora, vediamo. Come vedete qui c'è l'etichetta Pop Tease, che di solito si trova su tutte le magliette Funko. Questa è la stampa della maglia. E direi che mi sembra fatta anche veramente bene, mi piace un sacco. Adesso vediamo come mi sta. Mentre questo è il pop di Scary Terry, come vedete c'è il bollino di GameStop e io l'ho preso dall'America e come vedete il bollino è veramente gigante rispetto a quelli piccolini che siamo abituati a vedere. In realtà è come la sua versione regular ma ha i colori neon, infatti questa versione è proprio denominata neon perché ha tipo i colori sparaflesciosi. Ecco qui quindi la maglia indossata, come prevedevo, pur essendo una S mi sta abbastanza grande perché è praticamente un vestitino cortissimo più che una t-shirt. In ogni caso la stampa è molto bella, mi piace un sacco, è fatta molto bene. Quindi questo è il contenuto di questa box in esclusiva per GameStop con il nostro Scary Terry neon e la maglia. Se siete fan di Rick e Morty sicuramente questa è una bella aggiunta alla vostra collezione, soprattutto perché vi rimane anche la box da esposizione. Questa qui io l'ho presa ormai un bel po' di tempo fa direttamente dagli Stati Uniti, ma potete sempre controllare se si trova anche dai nostri GameStop. Fatemi però sapere voi cosa ne pensate, se vi è piaciuta o no, e soprattutto cosa ne pensate di queste pop tease. Quindi io come sempre vi ringrazio per aver guardato questo video e noi ci vediamo molto presto qui sul canale. Ciao!